Cristo Signore è risorto, alleluia. È veramente risorto, alleluia. Guardate, il pensiero che voglio donarvi quest'oggi nasce da una frase che ho sentito in una pubblicità della radio, proprio, non mi ricordo se era venerdì sera o sabato mattina, a proposito del testamento con l'ascito per la ricerca. Chi proponeva questa cosa diceva: io non credo alla superstizione. A me ha dato un po' fastidio, perché se ricordate, superstizione era il modo con cui Marx chiamava la religione, superstizione. Allora sono andato a cercare il significato della parola superstizione, e tra i diversi significati c'è anche quella indicazione che dice che la superstizione è ciò che mistifica la realtà e ciò che rende la realtà diversa da quello che è. Allora ho pensato che nemmeno io, nemmeno noi crediamo nella superstizione. Noi non crediamo in una bugia, in uno sguardo che ci fa voltare via gli occhi da ciò che vediamo. Noi crediamo nella verità di Gesù risorto. E la verità di Gesù risorto è una luce per la nostra vita. Quando la luce entra nelle nostre case, lo sanno bene le massaie che fanno i mestieri, riesce a svelare anche i più sottili strati di polvere. Non si possono pulire i vetri quando c'è la luce del sole, vengono sempre brutti. Ecco, la luce di Gesù risorto, entrando nella nostra vita, apre gli occhi sopra la nostra povertà, sopra la nostra miseria, sopra i nostri peccati. Ma vedete, questa luce di Gesù risorto porta con sé anche la voce di Gesù risorto, che nonostante si vedano bene nella sua luce le nostre mancanze, lui continua a chiamarci per nome e ci vuole qui così come siamo, perché questa luce è l'inizio di una nuova creazione, di un rinnovamento. Vuole portarci, Gesù con la sua luce, alla verità di noi stessi, al motivo per cui siamo al mondo, al principio per cui ogni creatura è stata pensata dall'amore di Dio Padre. Gesù risorto è luce. Ma Gesù risorto è anche forza, la forza della risurrezione. Chi è venuto ieri sera alla veglia pasquale ha ascoltato il Vangelo di Matteo, dove si dice che un gran terremoto sposta la pietra del sepolcro. Anche le donne del Vangelo di oggi, andando al sepolcro, pensano: chi rotolerà via la pietra? Ecco, la forza di Gesù risorto è capace di smuovere tutte le pietre che noi come creature umane mettiamo pensando di cercare un solido appoggio, invece non ci accorgiamo che diventano la nostra tomba, quei giudizi senza rimedio, quelle cose che ammucchiamo, accumuliamo, quelle facciate che dobbiamo difendere a volte con tante bugie. Gesù risorto ha la forza di spazzarle via tutte, ha la forza di farci vedere che ciò che sembra inamovibile in realtà può essere davvero l'inizio di una vita nuova. La forza di Gesù risorto sposta
ci fa vedere che anche il deserto può fiorire. La luce e la forza di Gesù risorto ci mostrano anche l'amore, l'amore di Gesù risorto. Avete sentito con quanta tenerezza oggi Gesù si rivolge ad una delle sue più grandi amiche, Maria di Magdala, che non lo riconosce. Questa tenerezza di Gesù risorto abita la nostra comunità cristiana. Quando ci ritroviamo insieme, ci salutiamo, quando cerchiamo di essere buoni amici, o ancora di più, quando proviamo a vivere da fratelli e sorelle, noi non stiamo fingendo. Noi, nella luce di Gesù risorto, riconosciamo le nostre mancanze, riconosciamo le nostre fragilità. Noi, grazie alla forza di Gesù risorto, siamo capaci di andare al di là di quello che ci irrigidisce, di quello che ci frena. E quando stiamo insieme in questa tenerezza, in questa umanità, noi vogliamo vivere la stessa tenerezza, la stessa umanità di Gesù risorto. Gesù risorto che, mandando Maria dai suoi discepoli, dice: vai a dire ai miei fratelli. Siamo noi i fratelli di Gesù risorto. Allora rinnoviamo in questa festa di Pasqua la nostra fede. Diciamolo a Gesù: Gesù, noi crediamo in te, nella tua risurrezione. Noi crediamo nella verità, nella tua luce, nella tua forza e nel tuo amore. E sentiamo che senza di te la nostra vita non è né vera, né luminosa, né forte, né piena d'amore. Diciamolo a Gesù: noi crediamo in te.